Al Sugar Club Theater di Roma fino al 27 gennaio vi attende lo spettacolo Coppia aperta, quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame, regia di Mario Di Leonardo, che troviamo sul palco insieme a Francesca Di Nicola. Abbiamo aperto la sala prove soltanto per spettacolo, perché spettacolo, in modo straordinario. E quindi un giorno mi sono decisa e gli ho detto: sai caro, forse ho trovato l'uomo giusto. Ah sì? E chi è? E formulando questa domanda è andato in apnea col fiato mozzo. Per forza, mi hai preso in contropiede e mi sei sentita stare lo stomaco, qui la pancia, mi sono gonfiato tutto. È una commedia brillante, si può definire classica perché è di Dario Fo e Franca Rame. È molto intelligente come tipo di commedia, insomma. Sempre attuale perché si tratta di parlare di coppia, e quando si tratta di parlare di coppia, come dire, le cose si variano leggermente, però nel tempo rimangono un po' le stesse problematiche, non so come dire. Ciao caro, forse ho trovato l'uomo giusto. Prima venuta di casa. Ah, l'uomo giusto. Bene, sono proprio contento per te. E chi è? Cosa fa? Beh, non lo immagineresti nemmeno. E per prima cosa non è del nostro ambiente, no. Ah, beh, comunque io preferisco. È un professore di fisica. La scelta di questo testo è stato per mettere in evidenza questo nuovo modo, direi molto moderno, di vivere la coppia, che io sinceramente non sono per quella coppia aperta, sono molto tradizionalista in questo, però è stato un modo per esorcizzare questo aspetto della coppia. Poi la scelta di questo testo, vabbè, è un premio Nobel, la bellezza della scrittura intelligente e lo humor di Franca Rame personalmente mi hanno sempre colpito e mi è sempre piaciuto. Ricercatore nucleare al CERN di Ginevra, seconda caduta di carte. Nucleare. Il mio è il ruolo della moglie, Antonia. E una donna un po' complicata, un po' gelosa, un po' isterica, un po' che però insomma si trova di fronte al problema di accettare il fatto che il marito vuole che si apra un pochino la loro visione, diciamo, sessuale della coppia, nel senso che si apra un pochino, cioè si vuole aprire lui ad altre avventure, proprio perché probabilmente il loro rapporto nel tempo si è trasformato e vuole che la moglie accetti questo cambiamento, no? Fino ad arrivare al paradosso, chiaramente, cioè tipo svezzare le sue amanti infantili o robe di questo genere. E questo crea degli equivoci molto comici, nello stesso tempo anche una riflessione abbastanza profonda, di fondo, che però con l'ironia assume proprio l'aspetto totale della commedia. Ho scoperto che è stato proposto per il premio Nobel! Chiuso in mano! Che bello! L'amante di mia moglie è quasi un Nobel! Oh, sono contento di avere dei geni in famiglia! Sono molto onorato, veramente, onoratissimo! Ah sì? Però l'altra volta non l'avevi mica detto così, sai? Sembrava che fosse caduto il labbro sinistro, tanto che te l'ho tirato su, pensavo ti fosse venuta una paresi! Hai detto: sono molto onorato! Io sono un uomo, non a caso Franca Rame chiama la spalla e quindi il marito un uomo, perché può essere un uomo qualsiasi, perché in tutti in questo, appunto, questa coppia aperta si possono rivedere come coppie, si possono mettere in discussione. Scusa la domanda, ma avete già trovato, E formulando questa domanda, lui, il coppio aperto, il marito spregiudicato, lo sciolto, è andato di nuovo in apnea col fiato mozzo. Chi ne risponde alla domanda? Che tutta la maggioranza degli uomini sono un po', se mi permettete il francesismo, paraculi. Cioè l'uomo, come diceva Francesca, finché lui a tradire va benissimo, finché la coppia aperta soltanto dalla parte dell'uomo va bene. Quando poi quest'uomo capisce che sta perdendo comunque il suo potere nei confronti della moglie, e quindi la moglie si è anche aperta, allora la coppia aperta fa aria da tutte le parti, ci sono le correnti d'aria, dice Franca Rame. Mi sento tutto sudato, mi sento proprio il pro.
prototipo del maschio di merda. Eh sì, bisogna proprio dirlo, la coppia aperta ha i suoi svantaggi. Prima regola, perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio. Perché se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti, ci sono le correnti d'aria! Sono rimasto comunque fedele al testo, perché appunto è bellissimo, però io ho dato un taglio completamente diverso, da perché comunque ho studiato, ho visto altre regie di altre compagnie e quant'altro, è un po' cabarettistico il mio taglio, quindi c'è molto contatto con il pubblico, il marito scende tra il pubblico. Registicamente mi è sempre piaciuto rendere il pubblico protagonista dello spettacolo, in modo che non si annoi, naturalmente, qui non si annoierà di sicuro. Un uomo della sua età che si mette a fare in mezzo alla Lou Reed. Scusami, ma perché della sua età? Ha 30 anni, è 10 meno di te e non fa affatto il verso alla Lou Reed. No, no, suona il pianoforte. Ah, come un angelo. La tromba! Con la bocca lui, eh? Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Vi aspettiamo allo Sugar Club Theater. C'è da ridere veramente un sacco. Il 24, il 25 e il 26 e il 27 gennaio per vedere la commedia Coppia Aperta Quasi Spalancata. Anzi, scusate, c'è anche l'estrazione di un premio a fine spettacolo per uno degli spettatori. Non mancate. Vi aspettiamo, venite a teatro a vederci alle 21:10 fino al sabato e la domenica alle 18:00.